Salve a tutti ragazzi e bentornati dopo un po' di tempo qui su Ronzius Ore Tecnica. Io sono Ronzius e oggi in questo nuovo episodio della videorubrica Introduzione e Avvicinamento all'oreficeria conosceremo da vicino i tenaglioli dell'orafo. I tenaglioli in oreficeria sono fondamentali per costruire un gioiello. Servono per reggere un filo o una lastrina, per tirare o piegare, per curvare o raddrizzare e così via. In commercio se ne trovano di diversi modelli, sagomati opportunamente per svariati impieghi ed esigenze tecniche. In questo episodio però noi conosceremo i modelli base per colui che si avvicina all'oreficeria. Sicuramente per chi inizia consiglio pochi pezzi, 4-5 tenaglioli, una cesoia e 3 modelli di tronchesi. Il primo modello di tenaiolo è a becchi piatti e a punta, con base interna zigrinata. È ideale per reggere pezzi di piccole dimensioni e per raggiungere cavità o parti scomode. Il secondo invece è con becchi larghi e piatti, sempre con base interna zigrinata, ideale per stringere superfici più ampie. Questo modello è con becchi tondi e a punta, è ideale per realizzare anellini di diverse misure. Modello invece ha un becco piatto a base interna liscia e uno tondo a punta. È ideale per raddrizzare e modellare fili o piccole piastrine. La cesoia che prendiamo in esame è a lame curve che scorrono sovrapponendosi durante il taglio una sull'altra. Questa è una particolarità da non sottovalutare in quanto, come potete notare, mentre la cesoia avanza tagliando la piastra, i due piani della stessa si separano allontanandosi, senza disturbare l'operatore e nemmeno l'avanzamento dell'utensile. Le tronchesi da tenere al banco invece sono 3. Una a lame curve coincidenti, leggermente inclinate, è ideale per tagli che richiedono più forza. Un'altra con lame a punta e coincidenti, anch'esse inclinate, è ideale per tagli che richiedono precisione. Infine consiglio una tronchese tradizionale con lame frontali, ideale per intrecciare fili e per tagli che non richiedono precisione.
come sempre, se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like o con un commento nella sezione commenti, tanto io vi rispondo. Io vi saluto e noi ci rivedremo tra un po' di tempo con un altro video. Ciao!